ha portato qui questo individuo? Ma papà, ha una lettera dello zio Phil. Ah, sono un barilotto pieno di grasso, eh? Sono un omuncolo qualunque io, eh? Ma papà... Sta zitta lì, come si permette lei di venire da quell'abisso di perdizione a contaminare l'aria di una casa onesta? Scusi, signore, io vorrei spiegarle. Non esistono scuse per la sua inqualificabile condotta. Scuse che una ragazza per bene possa ascoltare. Ma io ho una lettera di presentazione del... Se anche avesse una lettera del presidente degli Stati Uniti, la sua presenza non sarebbe gradita. Se ne vada via subito. Fuori! Lo accompagno io alla porta, signore. Venga con me, se ne... Ma guarda, venire ad insultare della gente per bene come noi. Il signor Bacon l'ha buttato fuori di casa e fuori di casa lei va. Ma non per molto, torni stasera. Alle 9 al cancello. Oh, zampetto di coniglio, porta al vecchio un buon consiglio. Non distimplori lei. Ma dove? Non mi aveva... Il padre è a casa con scarpe pesantissime e ha chiuso a chiave la signorina. Venga. Ma guarda che specie di fossile, non può trattarla così. Lo diceva anche lei mentre lui la chiudeva. Hanno avuto una discussione terribile. Adesso lei è su con la sua opinione e lui è giù con un'altra. Ce la fa? Su, certo. Un momento, non vorrei darle altri dispiaceri. Stabiliamo un segnale in caso di pericolo. Io so fare la civetta. Sì? Oh, è magnifico. George! Libby! Disgrazia. C'è di peggio. Mi è stato ordinato di partire subito. Ma è stato mio padre? Non so, io non credo. So che devo tornare al reggimento. Oh no, quando? Stasera. Oh, non voglio. Ti uccideranno. Non ti lascio. Cos'è questo grido? Una civetta, signore. Che? Sì, una vecchia civetta, signore. S'è più visto quel mascalzone? No, signore, non ho visto nessun mascalzone io. Beh, stai attenta. È proprio quello che faccio, signore. È rientrato. Ho sentito. Speriamo che non pensi di ritornare. Oh, Libby. Mi vuoi sposare? Sì, George. Cosa hai detto? Ho detto se mi vuoi sposare quando sarò generale. Ma sei tenente. Oh, è facile diventare generale. Allora quel vecchio ringhioso, voglio dire quel simpatico uomo di tuo padre, sarà fiero di me e verrà alla stazione ad aspettarmi. Sì, generale. Una civetta. Dio del cielo, fai tuo padre. Addio. Adesso ti dovevi svegliare, vecchia strega. E non mi fare l'occhietto, eh?